Le delizie di Leonardo. La ricetta di oggi è il controfiletto di manzo alle erbe aromatiche. Per farlo ho bisogno di olio extravergine di oliva, controfiletto di manzo, pomodorini, maggiorana, basilico e prezzemolo, pepe, vino bianco, farina e sale. Inizio tritando le erbe aromatiche, quindi il prezzemolo e il basilico. Volendo possiamo anche utilizzare altre erbe aromatiche. Il trito deve essere molto grossolano, altrimenti se le trito troppo le erbe aromatiche perdono parte della loro fragranza. Prendo la fondina e comincio ad unirle. Unisco la maggiorana e posso già iniziare a fare la prima parte della salsa, mettendoci sale e olio. In una seconda fase metterò anche i pomodori. Il pomodoro si aggiunge in un altro momento, altrimenti comincia a fuoriuscire l'acqua di vegetazione e diluisce il sapore della salsa. Inizio a scaldare la padella e inizierò la rosolatura del controfiletto. Tolgo sempre la farina in eccesso, altrimenti mi va a bruciare anche la parte dell'olio e quindi un cattivo sapore al controfiletto stesso. Anche se spesso si vedono utilizzare per esempio dei forchettoni, quando lavorate la carne di manzo, sempre meglio un mestolo di legno. Non andrete a bucarla e non perderà la parte dei succhi. Mentre sta cuocendo il controfiletto, posso iniziare ad aggiungere i pomodori all'interno della salsa. Quando ho girato la carne, a questo punto salo leggermente. Non fatelo mai prima, altrimenti comincerà a perdere parte dei propri succhi nutritivi che sì, ritroverete forse in padella, però è sempre meglio se rimangono all'interno della carne. Il pepe andrà in parte direttamente sulla carne e sviluppa più la parte aromatica e un po' anche nella salsa. In questo modo qui daremo più piccantezza. Qui posso aggiungere il vino bianco. Non tantissimo, serve proprio per mettere una parte di acidità nella carne stessa per renderla ancora più gustosa. Appena il controfiletto è cotto, lo posso già mettere nel piatto. Quello che è il fondo di cottura è a vostro piacere, se aggiungerlo o meno. Se volete un sapore più fresco e più profumato, utilizzate solamente la salsa che avete già preparato. Ed ecco pronto il controfiletto di manzo con salsa alle erbe aromatiche.